colore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, siamo qui per te. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, Ischia è qui per te. C'è Ivan Caldaresia, ci vieni qui vicino? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie a Bruno Mancini e a Dina e ai presenti per avermi ospitato qua oggi. E vi parlo di una collaborazione nata l'anno scorso con Bruno Mancini e la Dina, e con collaborazione con 8 milioni. Ed è una poesia per il futuro. Quest'anno faremo la seconda edizione, quindi i poeti presenti sono invitati. Spero di avere ancora il sostegno di 8 milioni di Bruno Mancini, che è stato molto utile e ci ha fatto arrivare qui oggi. Il ricavato andrà all'associazione Insieme Onlus, anche il ricavato del libro Borgo 62, che molti ne hanno sentito parlare, e che si occupa di dispersione scolastica dei bambini all'interno delle vele di Scampia, conosciuta per il telefono comodo. È una realtà molto particolare, e i proventi di Borgo 62, che è il libro che parla di calcolo, è un romanzo di verità mio, personale, conosciuto 4 anni fa questo amico cancro, e io poi lo chiamo amico, perché non hai alternativa che accettare questa malattia, per impararci a convivere e vivere a posto di sopravvivere, perché poi ti cambia molto la realtà visiva esterna, abbandoni un meccanismo che è quello della quotidianità e rimani in un limbo, uno spazio temporale vuoto, dove impari che c'è ben altro oltre questo meccanismo che ci porta alla sopravvivenza. Comunque, sono qui principalmente per la collaborazione tra di noi. Invito tutti quanti, a chi scrive poesia, a chi fa arte, a partecipare, a cercarmi su Facebook, io sono Ivan Caldaresia, oppure tramite Bruno Mancini. Intanto a gennaio partirà questa seconda edizione. E che dire, mi ha detto anche di parlare di poesia. Poesia è tanto, è tutto, ed è bello pensare che un giorno ci saremo tutte le persone che sono qui, che cantano, ballano, suonano, raccontano poesie in un modo particolare, come ho sentito lei che leggevo prima. Ci saranno, io nel mio immaginario, il Bruno Mancini come il braccio di ferro dell'arte, cioè, assomiglia a questo Pompei. Quando sono stato a Ischia al Museo del Mare a fare la presentazione del 62, e mi ha affascinato il suo modo da braccio di ferro, braccio di ferro lì. E mi piace pensare che un giorno si possa cambiare questa situazione di costante paura, costante terrore, questo mondo che ci sembra così, che è infatti anche così terrificante. Magari vedere per strada tutti questi artisti capitanati da 100 braccia di ferro come Bruno Mancini, e pensare di poter cambiare un po' la società, un po' il mondo, regalando un po' di cultura, e musica, danza, allegria, aiutare il prossimo con associazioni come le fiabe di bambini e più bambini. Spero che poi potremo collaborare insieme l'anno prossimo. E che dire, basta, tutto qua.